Buonasera cari amici, come state? Tutto bene? Scusatemi, ma questa diretta è stata purtroppo censurata. La possiamo vedere su Facebook. A tutte le persone, se di buon cuore che possono farmi il favore, eh, di dire alle persone in chat su YouTube: eh, di dire che siamo qui. Siamo sulla mia pagina, Giorgio Di Salvo, Tour e Conferenze e il canale Life New. Ehm. Detto questo vi dico che mi dispiace, ma non è di peso da me, eh, cercherò di rimediare in qualche modo, ma purtroppo le nuove leggi, le nuove norme di YouTube stringeranno sempre di più la morsa, molti stanno abbandonando, io come sapete ho una missione eh, diciamo, personale e quindi non, non mi arrenderò a questi ostacoli. Eh, la fortuna di non monetizzare mi rende libero ma di conseguenza mi rende anche indifferente a Youtube cioè, lo, per loro io sono uno che serve quasi a ben poco se non ci fai la pubblicità sopra i tuoi testi eh, sto aspettando di essere in molti vi prego eh, contattate, contattate gli amici eh, di Youtube, scrivete il link ditegli che sono qua nelle mie due pagine sono in Giorgio Di Salvo, Tour e Conferenze e il, il gruppo Life New il gruppo chiuso e mi dispiace ma purtroppo le, le norme di, di Youtube non permettono assolutamente un, uh, di, di trattare certe tematiche ma io, come sapete benissimo, devo trattarle sono quasi obbligato a farlo eh, perché io ho, ho scelto nella vita di uh, Di, di, di dare più attenzione al prossimo e alle prossime generazioni che a quella ecco qua. Sto cercando in tutti i modi di eh, avvisare gli amici, ma eh, cosa vi devo dire? Allora, questa sera parleremo, forse la diretta di inizio anno più complessa, mh, più complicata, perché parleremo di un film satanista non è un film che si nasconde, è un film incentrato proprio sul satanismo e considerando tecnicamente uno dei film migliori al mondo, eh, la fotografia, il montaggio, eh, gli attori è un capolavoro dal punto di vista tecnico, credo che non abbia rivali, sono 50 anni, eh, personalmente io amo uh, Shining, ma devo ammettere che eh, questo film non invecchia eh, male film che è del 64 credo eh, ha vinto un sacco di premi ma tante critiche roman polaschi roman polaschi eh, dal punto di vista tecnico e eh, narrativo come autore come regista come piano sequenza come cose non ha pochi rivali non sono molto convinto sulla sua non appartenenza a qualcosa di molto oscuro perché questo film è stato proprio un un colpo di genio perché è un film dove legittima il satanismo ma soprattutto fa in modo e ci fa capire quanto è vicino e quanto è facile cascarci e soprattutto la morale di questo film. Io lascio per scontato che voi sappiate di che cosa sto parlando, eh, lascio per scontato il fatto che eh, voi abbiate visto questo film eh, e quindi. Eh, ho sempre pensato che questa era una specie di autobiografia, ma non lo è, perché è tratto da un, film, da un libro, un libro di Levin, un autore bravissimo. E quindi non è un autobiografico. Credo che si sposi benissimo a, a quello che, che è successo nella sua vita, che tutti noi sappiamo, perché eh, questo film è stato girato al Dakota Building dov'è il Dakota Billing? È nel cuore di Manhattan. Chi ha visto già le mie dirette, okay, sa benissimo quanto è importante l'energia materica per ottenere denaro. La grande mela, eh, cosiddetta così, detta grande mela perché era il mondo del jazz e eh, venivano pagati i jazzisti con le mele, Ecco perché la grande mela, perché si pagavano a mele i jazzisti nel periodo afroamericano, periodo in cui eh, il valore degli artisti veniva giudicato anche a seconda della pelle, del colore e dell'etnia. E quindi viene chiamata grande mela. Il cuore di New York pulsa questo Dakota Building. È un Dicono che sia un, un posto maledetto e casualmente Roma, Roman Polanski gira tutto il suo film nei pressi, soprattutto dentro questo building. Andiamo a vedere un po' questo perché è famoso questo Dakota Building. Vedete l'immagine che c'è qui accanto? Quelli e quello è John Lennon e sua moglie. John Lennon venne ucciso a pochi metri da questo palazzo, quello che vedete dietro. Il Dakota Building è famoso soprattutto perché ha delle storie, ha delle storie inquietanti riguardante malefici e quant'altro. E vi faccio una piccola carrellata e vi dico: soprattutto: il produttore William Castle, il produttore del film Rosemar Rose Baby, è stato, praticamente, ehm, è stato eh, è morto, praticamente ha avuto un crollo nervoso. E continuava a ripetere sempre tutte gli aneddoti che accadevano nel film Rosemar Baby non ebbe più successo e morì nel 1977 ripetendo costantemente, credo dentro un manicomio stette pure, ripetendo queste frasi del film. Poi ci fu eh, Comeda, Christophe Comeda, che era l'autore, la famosa, eh, ebbe pure dei premi, eh, colonna sonora, impressionante, che si sposa perfettamente con l'armonia, o devo di dire disarmonia, del film lui cadde nelle colline di Hollywood perché venne spinto dall'amico Casco eh, praticamente si chiamava Mark Casco era l'amico che mentre erano tutti e due ubriachi perché soffrivano un po' di alcolismo lo buttò praticamente in mezzo al, alle rocce si fratturò il cranio e non riuscendolo a prendere eh, cadde nuovamente spaccandosi nuovamente il cranio riuscirono a portarlo a casa ma All'interno ci fu un grumo di sangue nel cervello che lo lasciò in coma perennemente. Lui morì nel 1969, a, poche, eh, a poca distanza dalla creazione di questo film. Gay, gay, il marito di Rosemary, è morto di alcolismo. Mia Faro, durante il film, ebbe da Francis Sinatra le lettere di divorzio. Stessa cosa, Levin, mentre c'era il film, lo, lo scrittore di questo film di questo libro dove è stato ispirato il film si è separato durante poi eh, conosciamo roman polaschi che volle proprio creare il suo film dentro questo palazzo e lì conosciamo tutti Sharon Tate Sharon Tate si occupava, era affascinata all'occultismo nel 1969 doveva essere lei a partecipare al film invece non partecipò, non venne scelta venne scelta Mia Farrow e di conseguenza morì anche lei ammazzata da Mason e in Mason vennero trovate delle scritte dove c'era Lester Skelter che è una canzone dei Beatles e casualmente chi viene ammazzato lì viene ammazzato John Lennon. Quindi ci sono una serie di cose, ma ce ne sono tante altre, queste sono le più famose, ma e casualmente la cosa impressionante è che Christophe Comeda muore casualmente col canio sfondato, andando in coma e nel film abbiamo un'attrice, diciamo un protagonista del film che cade non dalle montagne ma cade dal balcone e fa la stessa morte. quindi L'idea che mi sono fatto io di questo film, ovviamente sono tutte mie impressioni, l'idea è che eh, in pratica eh, al centro di Manhattan dovevano girare i soldi e non puoi pregare Gesù Cristo, se vuoi denaro subito e forte. Quindi secondo me è stata fatto una potentissima egregora, è stato fatto secondo me, c'è anche nascosto uno di quei di quei giganteschi, secondo me questo palazzo è un gigantesco eh, sigillo eh, dove aspira e assorbe energia per poi riprodurla sotto forma di energia materica. E credo che sia veramente mh, misterioso tutto quello che accade attorno a questo palazzo e noi questa sera ci occupiamo di Rosemary Baby. Il bambino di Rosemary. Rosemary è un personaggio interessante, bello, piacevole, non sciocco, molto intelligente. Stiamo parlando del periodo fine anni 50, inizio anni 60, Stiamo, sta arrivando il periodo del 68, dove ci sono le rivoluzioni, quindi lei è un personaggio da una parte intelligente, aperto, una donna, una donna aperta, interessante, che sposa addirittura un attore, eh, il marito. Eh, ma è un po' ingenua è ingenua perché è figlia del suo tempo e soprattutto è totalmente ignorante delle energie occulte esoteriche e quant'altro cioè non, non conosce questo mondo è una donna borghese mh, non di alta borghesia ma una borghesia mh, così, medio, medio borghese che sposa quest'uomo e decide di comprare casa vuole cambiare vita e si ritrova al Dakota Building casualmente io mi occuperò questa sera di farvi vedere, perché attenzione a questo film, ve lo dico, questo film rivedetelo più volte, tanto non ci sono scene tanto splatter, non ci sono satani cose, cioè ci sono immagini, perché è ovviamente è un film horror, anzi è il film horror, ok? È il film horror, ma questo film bisogna vederlo perché ci aiuta, ci aiuta a capire tante dinamiche, come possiamo difenderci. Cioè, da una parte è stato un lascito di Roman Polaschi, dall'altra parte è stato un egregola. Un egregola, molti sostengono che eh, il, lui abbia sacrificato la moglie e abbia utilizzato il Dakota Building come cassa di risonanza per il proprio successo. Queste sono cose che bisogna appurare. Eh, si trova a New York, si trova a Manhattan, il Dakota Building. Eh, eh, detto questo, mh, io mh, vi prego, scrivete alle persone di, di YouTube. Io non capisco perché non leggono. Scrivete per favore eh, anche gli amici di Life New che sono trasferito su Telegram perché la diretta è stata censurata. E, mh, un attimo che provo a scriverlo, però. Io vi do un consiglio quando entrate in diretta, leggete tutta la chat perché è inutile, eh, non posso mandare un messaggio ogni secondo. E, allora, iniziamo subito, iniziamo l'entrata principale del palazzo: si vede subito in una specie di atrio. Vi faccio vedere l'immagine e guardate che cosa c'è. Allora. Allora, guardate cosa c'è. Appena inizia, inizia praticamente il, il film, la prima cosa che si vede è una fontana, una fontana di Gigli. Questo film, attenzione, è interessante, intelligente per una cosa, perché a differenza di tutti gli altri film satanici che sono molto didascalici, questo film ti fa vedere il percorso che un'anima pura può... Compromettersi, può corrompersi per arrivare ad accettare. Il film è basato principalmente sulla storia di un'anima pura, un'anima innocente come Rosemary. Non a caso si chiama Rosa Maria. Rosa è un significato molto importante ed è una parola che um, un fiore, il simbolo del fiore, dove inizialmente è indicato con i rossa croce. Ma poi la rosa è indicata molto spesso come una setta di sacrifici umani. Ne ha parlato tantissimo Franceschetti, la, la, la rosa rossa, e lei si chiama Rosa Mary Maria. Quindi unisce quella parte della rosa eh, evidentemente negativa, perché la rosa non è un elemento negativo, è un elemento molto positivo. Ma nel caso delle sette serve per nascondersi, ok? Quindi si chiama Maria e Rosa, ok? Rosa Maria. Quindi due nomi che già sono... Cosa troviamo all'entrata? Un giglio. Il giglio rappresenta Maria, rappresenta la purezza. E quindi mentre vediamo entrare, attenzione, eh, vede mentre vedete mh, entrare la coppia accompagnata da un uomo. L'uomo si chiama Niklas, il signor Niklas. Chi è il signor Niklas? Lo vediamo adesso. Stanno per andare a vedere la nuova casa. Si è liberata un appartamento di una signora che viveva lì da tanti anni, eh, anziana, e l'appartamento è in vendita al Dakota Building. Sono Rosamary con Guy. Guy. Guy si chiamano Woodhouse. Guy Woodhouse è un attore mentre lei lavora, non ho capito infermieristica, non ho capito bene, non mi ricordo. E, e quindi praticamente che succede? Succede che lei ehm, cosa indica? Vede, <coughs> inizia a fare visita a questo coso. Quindi vediamo il giglio. Giglia è un simbolo chiaro, non mi mandate messaggi ragazzi. Ve l'ho detto che siamo su YouTube. Ah, non vedo la diretta su YouTube. Sono censurato è da stamattina che ve lo dico, che sono censurato. Io non so come dirvelo. C'è gente che guarda YouTube e guarda lo schermo vuoto, nero, e continua a scrivermi dicendomi Giorgio, dove sei? Ve l'ho detto che sono su Facebook. Allora, ma io non so come. Allora, iniziamo. Non mi distraete più perché altrimenti non ce la faccio. Allora, cosa succede? Succede che entriamo direttamente a casa. C'è questo Nicholas, come vedete qui in fondo. Eccolo qua. La prima fase che noi troviamo in questo film è la vessazione. Le persone che vengono a fare visita in questa casa vengono accompagnate dal signor Nicolas, che credo che sia il padrone delle mura. Fa vedere la casa a tutti, ma fa un gesto continuo: fa un gesto con la lingua. Questo è come se avesse un tic, ok? Quest'uomo è come se avesse un tic. Ora, questo film è perfetto, eh, non ha un difetto. Ora, non credo che Roman Polanski scelse un attore con un tic, che poi questo tic viene effettuato solo in alcuni momenti, ok? Quando viene fatto, il signor Nicholas continua a fare dei gesti con la lingua, esce fuori la lingua ogni volta che si rivolge al marito e punta la lingua. Questo è un gesto di vessazione, in poche parole cos'è? Sta cercando in tutti i modi di far sì che le nuove la nuova coppia Okay? che arriva, venga vessata sul piano superiore quindi loro non sono consapevoli della vessazione esiste la vessazione fisica ma andate via, maledetti eh. quella è la vessazione fisica dove se ne occupa la legge loro, loro sanno che la prima cosa che devono fare per attuare un maleficio devono vessare le persone ignare come loro due come questa coppia devono versare sopra il piano. Ciao Antonio. Ciao Antonio. Devono versarla sul piano superiore. Quindi attenzione. A, vedete questi attori che fanno questi movimenti come qualcosa che può servire anche nella nostra vita. Quindi, ora, se voi trovate qualcuno che ha un tic che esce la lingua, mica è un satanista, no. Ma ci sta dicendo il film che lo faccio vedere questo attore in tutte le parti quando apre una porta apre l'ascensore apre la porta del corridoio apre la porta di casa è come se fosse il guardiano che prima di far entrare loro due li vessa li punta li guarda negli occhi e gli fa il gesto della lingua ok quindi guardiamolo bene occhio all'entrata principale esce la lingua poi si rivolge verso l'ascensore ed esce la lingua. Addirittura, guardate quante volte esce, addirittura il marito si gira verso il marito, il marito risponde perché già inizia il piano di vessazione, già il marito, loro due, no, appena sono entrati, sono già vessati dal piano superiore. Il marito inizia a rispondergli con la lingua, ma sono dei ticchetti velocissimi. Sono dei frame. Tum, tum, tum. Non è che puntano a avere la lingua costantemente uscita. Ok? Vedete? Oh signore. Quindi, cosa fanno? Vedete? Cosa fanno? Stanno facendo. <coughs> lui di spalle, quando entra il marito, continua con questa storia della lingua. Questa è la parte della stazione, ma non è finita qui. Questo signore Nicas, che io trovo un personaggio molto interessante dal punto di vista narrativo, lo trovo veramente interessante perché lui continua a fare altri gesti quando lui entra in ascensore. Indica costantemente con le corna, cioè lui si appoggia costantemente come se fosse un Taurino, cioè lui non usa mai le mani. Quest'uomo non usa mai le mani, usa sempre due o tre dita messe sempre in posizione Taurine. Ecco, ecco qua. E... E... Ecco, vedete? Guardate qua. Quando sono in ascensore, io lascio per scontato. Io lascio per scontato che. Voi conosciate il film. Quando entro in ascensore, qua siamo i primi minuti, lui praticamente che cosa fa? Poggia le mani fra loro, diciamo fra la porta, e, e, e le persone, diciamo, guardando noi siamo praticamente dietro gli attori. Lui è appoggiato all'angolo. A sinistra c'è un altro attore che fa l'ascensorista perché ai tempi c'era l'ascensorista, uno che stava tutto il giorno in ascensore ad aprire e chiudere, lui poggia le mani in una posizione taurina e quando toglie qualcosa all'addetto all'ascensore, lo fa sempre con le mani in questa posizione. Tanto che addirittura durante il film il marito Gai, per sfottere Nikas fa il, proprio il gesto del bue, delle corna. quando si riferiscono a nicolas fa così capito questo è il gesto del bue della bestia <coughs> va bene ora passerò tutta la diretta dicendo a quelli di youtube di passare a facebook lo sapevo allora eh, vedete questi sono i primi segno della bestia che fa nicolas e fa il segno della lingua questo segno della lingua, attenzione, lo vedremo spesso. Per tutto il film, noi faremo costantemente analisi su tutti i gesti che faranno gli attori. Guardate che questo film, se voi lo memorizzate, lo studiate perfettamente, sarà... Un argomento importante per cercare di non cadere in certe situazioni. Occhio, che questa era la diretta più importante dell'anno, e purtroppo YouTube non mi ha permesso di farla. Ai ai ai, va bene, c'è una scena dove durante quando sono in casa. Nicas si fa aiutare perché. Il, lo sgabuzzino che in realtà è una stanza, eh, diciamo, eh, una stanza con un'entrata con un nascosta segreta dove i satanisti entreranno in casa. La vecchia la vecchia prima di morire ha messo un armadio in, per non farli entrare, ok? E... Ok. Veniamo a conoscenza di un personaggio importante. Atch è, è l'amico di Rosemary. Ace sarà colui che ha capito tutto. invita, Intanto, invita gli amici. Loro ritornano dalla, dalla visita della nuova casa e vanno da Atch a spiegargli che hanno trovato un appartamento al Dagota Building. Atch non è contento. Ace la sa lunga. Hatch è una persona, secondo me, che ha nascosto tanto ai due, ai due principali protagonisti. Hatch, eh, la prima cosa che fa casualmente, cucina un agnello e glielo dà da mangiare. Quindi è come se loro stessero mangiando il loro sacrificio. Hatch è colui che prevede tutto quello che accade, è come se fosse un veggente inconsapevole. Nel film intuisce che c'è qualcosa di strano. E per tutto il film. Atch quando arriva cerca di mettere Rosemary nella strada giusta dicendogli ma sei sicura di vivere lì? Gli fa una serie di, una serie di esempi dicendogli guarda che lì hanno trovato l'anno scorso il cadavere di un bambino piccolo, c'erano delle donne vittoriane che mangiavano carne, carne umana. Sono stati trovati un sacco di rituali e lì dentro ci vivevano persone sataniste. Ma perché vuoi andare a vivere lì? E lei? No, mi piace la casa, basta, abbiamo accettato, abbiamo preso, basta. Eh, basta, è così. E invece, <coughs> eh, per quanto riguarda... Eh, io chiedo eh, agli, agli amici di Life New di incollare il link delle dirette di questa sera su YouTube perché mi stanno facendo impazzire con queste domande. E, niente, Hatch è la persona che cercherà di salvare Rosemary ma anche lui farà una brutta fine. Durante il film, occhio, durante il film si sentono delle voci, loro iniziano a vivere all'appartamento, cioè lo vivono. Sono senza mobili, senza nulla, stanno ancora aspettando tutto. Cosa succede? Arriva della musica. Questa musica, in realtà, loro ridono quando sentono queste musiche, queste parole, questi canti segreti dall'altra dall parte della stanza, perché questo appartamento è quasi comunicante con l'appartamento di altra gente. Sentono dei, dei rumori. Loro iniziano a mangiare di punto in bianco. Rosemary, per questo Rosemary incomincia a essere già vessata. Perché da quando è entrata al Dakota Building non è più la stessa, inizierà sempre di più a cambiare. Cosa succede? Succede che Rosemary sembra apparentemente una storia d'amore, fino a se stessa. Quindi lei dice: Facciamo sesso, lei eh, facciamo l'amore. Lui lo accontenta, e in quel momento nella loro stanza, nella loro casa, senza immobile, senza nulla, fanno l'amore, ma dopo aver sentito la musica. Cosa accade? L in realtà Rosemary viene condizionata tantissimo dalla musica che sente e l'intenzione di fare l'amore, in realtà l'energia sessuale serve ad accrescere quello che stanno facendo. In poche parole, si stanno preparando, hanno scoperto e hanno saputo che è arrivata Rosemary. In realtà i satanisti la... I vicini aspettavano da tanto una come lei, una Maria, ok? Quindi cosa succede? Succede che quei rituali vengono fatti per condizionare Rosemary. Andate a vedere la linearità dello storytelling del film e scoprirete che quanto cambia Rosemary. È già cambiata senza saperlo, lei è inconsapevole. Allora, e incontra questa persona. Chi è questa persona? Questa persona è Terry, personaggio enigmatico, un personaggio che dura neanche cinque minuti, ma è il fulcro di tutto il film. Terry, Rosemary, la incontra sotto uno scantinato, sotto perché ai tempi si avevano le lavatrici in comune, la incontra sotto mentre stanno facendo il bucato. Terry dice con una scusa a Rosemary, dice, assomigli un'attrice, sai, mio marito fa l'attore si sì, ah, qui, qui Me lo dicono tutti. Io sono Terry. Chi sei? Io ero, avevo un passato da drogata, non avevo vita, non c'avevo nulla, e non c'avevo vita, non c'avevo esistenza, ma cosa succede? Succede che lei. E racconta che vive assieme una famiglia, un dei poveri vecchietti un po' così, che sono i vicini di casa di Rosemary questi qua si chiamano praticamente, si chiamano Minnie e Roman, Castavet Castavet sono europei si sono trasferiti al Dakota Building vivono e sono i vicini di casa di eh, Rosemary nel frattempo lei racconta e dice che non c'aveva vita e stranamente questi qui l'hanno adottata L'hanno presa con sé Terry perché e gli hanno regalato questo ciondolo, occhio a questo ciondolo che è importante. Il ciondolo si verrà a scoprire che in realtà ha una, una funzione molto importante, oltre a manopolizzare mano, ma, eh, mentalmente chi lo indossa, fa sì che questo cattivo odore che esiste, che c'è, non fa sapere lo puzzo che fanno i maghi neri. Okay. Quindi in realtà, se tu lo indossi, non ti accorgi del puzzo, del fetore, perché siccome è molto puzzolente, è una radice puzzolente: non ti accorgi del cattivo odore che ti sta attorno. Perché se qualcuno si avvicina col tuo stesso odore, tu ti sei abituata e di conseguenza non ti accorgi chi c'è accanto a te. Quindi Terry è la prima vittima che viene adescata da questa famiglia. Non c'ha parenti, non c'ha nulla, quindi qualora morisse, nessuno la va a cercare. Sono anni che vive lì, in, quelle, in quella situazione, e quindi va bene. Cosa succede, cara Terry? Terry subito dopo, dopo aver raccontato che lei è la vittima perfetta perché nessuno può andarla a cercare, vive da tanto tempo, e dopo aver fatto il rituale con la musica e averlo potenziato con l'energia sessuale di Rosemary, Terry in maniera manipolatoria, una sorta di MK Ultra, si butta praticamente su, si butta praticamente in, eh, eh, dal balcone, sfondandosi il cranio. Ecco qua, questa è la fine che fa Terry. Un personaggio che dura due sequenze, sono due cat. Si presenta, racconta tutto, dice quello che ci fa accanto a questa famiglia che è stata presa così in maniera accidentale e di punto in bianco, eh, di punto bianco, che succede? Succede che mm, muore col cranio sfondato, casualmente. Cosa accade? Accade che Rosemary viene a sapere, mentre torna a casa, che c'è stato un incidente. Apre, ok, apre e si accorge, apre e si accorge subito che è morto, è morta la sua amica Terry. Neanche il tempo di fare amicizia, si erano messi d'accordo e tutto ad un tratto cosa accade? Accade che Terry viene trovata morta. Attenzione, fateci caso, guardate chi c'è dietro, c'è Nicas. Casualmente c'è Nicas, c'è tutto il vicinato che vuole sapere cosa è successo. Guardate dietro le spalle Nicas come è messo, è messo tenendo la giacca e tenendosi il cuore, il petto in questa posizione, ok? È come se non volesse essere coinvolto da quello che è successo, ok? Quindi è un gesto che troveremo spesso nel film, vedete? Questo gesto che viene fatto in questa posizione è l'opposto, è lo scarnificare quello che hai dentro, è infliggerti del dolore per evitare che, che tu abbia pietà del sacrificio, ok? Siccome Terry è il loro sacrificio, che ormai non serve più, è un sacrificio propiziatorio perché è arrivata Rosemary, se non fosse arrivata Rosemary... Terry non sarebbe morta, lei è morta perché è il sacrificio, diciamo, per potenziare quello che dobbiamo fare arrivare. Loro si continuano a infliggere dolore da questa parte perché non devono avere pietà per la vittima. Ecco perché stanno così. Qui facciamo Qui facciamo conoscenza Facciamo conoscenza finalmente di Minnie Castaveia Roman. Loro possiamo dire che sono i personaggi principali, sono coloro che fanno girare tutta la storia. L'attrice Ruth è il... colei che ha vinto addirittura un Oscar in questo film è perché è quella che ha centrato più il personaggio. Sono una coppia. Lui è un mago nero, vive... viene dall'Europa. In realtà, si scoprirà che è un essere potentissimo di, di grande tradizioni e di, di buonissimi natali. E viene dall'Europa ed è un personaggio che all'inizio sembra così altisonante, ma la moglie in realtà è stata fantastica l'attrice, perché ha centrato in pieno, in pieno, perfettamente come si comportano, perfettamente. Mm. Vengono... Vengono a conoscenza entrambi della morte di Terry, la sua, eh, la sua ospite, che l'avevano adottata come una figlia. Guardate come si mette lei, Ruth. Come si mette Minnie? Minnie si mette nella stessa posizione. Guardate, Minnie assume la stessa posizione di Niklas. Addirittura c'è nel film l'immagine dove Niklas, messo in questa posizione, e si guarda con Minnie mentre stanno tutte e due in questa posizione. Vedete le mani congiunte? Questo è cercare di. di ferirsi il cuore, ok? Ferirsi il cuore significa che non devo provare pietà per la vittima, devo continuare a mantenere questo stato perennemente perché lei è solo un sacrificio, ok? C'è un'altra scena. Ecco, qua il film qua il film prende una, una deriva surrealista, perché il film è fatto talmente bene ti fa entrare in quella logica che ti fa dimenticare la logica Umana, quella reale ma com'è possibile che questi due, Castavet hanno avuto un, una morte eh, di una quasi figlia e dove e l'indomani Entrano in casa dai eh, Woodhouse, da Rosemary, a invitarli a cena perché vogliono conoscere i nuovi vicini. Cioè, questo è un film dove si passa dal sacro e profano in una maniera incredibile. Muore una ragazza, neanche una settimana, due settimane di lutto. Questi qua invitano i vicini a entrare a mangiare nella loro casa. <coughs> Già da qui il film diventa stranissimo perché io non andrei mai a casa di due persone che hanno avuto un lutto e l'indomani vogliono festeggiare con una cena i nuovi inquilini. Io questa cosa non l'ho mai capita. Cioè, è un film che, che dura due ore, non è un film che va presso al tempo, non è un film dove ehm, subisce... Delle, delle dinamiche di problematiche di noia, perché non e invece, no, qua invece Polaschi è stato sincero, perché in realtà ti fa capire quante sono ingenui i vicini, Rosemary, e soprattutto quant è falso, quanto sono falsi loro. Cioè, in realtà i personaggi eh, Minnie e Roman, Casta sono sinceri perché non fingono. Loro sono così è morta una, una figlia praticamente adottiva ma chi se ne frega D cioè i personaggi non hanno crescita sono così non è il classico film dove noi non conosciamo i personaggi ok no i personaggi già sono sempre così fin dall'inizio non cambiano mai sono sinceri ah, paradossalmente sono sinceri mm. ok quindi Cosa accade? Accade che loro vanno a cena, anzi, no, volevo farvi vedere un particolare, veniamo a conoscenza del mago nero che è Roman Roman Castavei. Roman Casavelli è il padrone di casa, si siede e dice, dice, io sono 70 anni che vado in giro, sono da quando avevo 10 anni eh, ditemi un posto e io lo saprò so tutto, è eh, classico uomo, attenzione al mago nero, perché Roman è, è, è meraviglioso, è intelligente ricco è affabile, affascinante è, è vecchio ma non è stupido e fa un gesto nel film andatelo a vedere lui porta un vassoio con dei flutti con dello champagne, non so, un cocktail. Mentre lo porta facendolo bello pieno pieno, lei che cosa fa la nostra Rosemary? Prende un, pro, prende un bicchiere. Lui fa no, 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 no. Si ferma, fa finta di essere galante e gli versa un altro bicchiere. Cioè nel bicchiere di Rosemary c'è già un intrullio, la stanno già incominciando a manipolare con le dosi. Okay? Perché il gesto che fa il Mago Nero non è che prego serviti e ognuno prende il suo, no, decide lui a chi darlo. Quindi quello di Rosemary, in questo film dovete notare sempre il cibo che viene dato a Rosemary, è sempre diverso dall'altra parte. Quindi loro prendono un aperitivo, ridono, scherzano, si conoscono e poi vanno a cena. Ora, i film vengono fatti eh, sui teatri di scena. Teatri di scena non c'è vento, ok? Ma guardate qui la candela. Guardate la candela. Tutte le candele del film quando sono a tavola tendono sempre verso il mago nero, verso Roman. Tutte le candele puntano verso Roman. Tra l'altro l'effetto è fatto benissimo. Perché i capelli degli attori non si muovono col vento, si muove solo la candela, quindi è come se fosse risucchiata la candela. Questo sta a indicare il potere che ha il mago nero, che nel frattempo incomincia a tirare, a tirare, a tirare. Mi spiego. Quando poi si siederà a tavola, dall'altra parte, quando il marito verrà corrotto, la candela girerà verso il corrotto, cioè, sta facendo capire. Che l'energia luciferina sta già cominciando a operare. Infatti, Rosemary, avendo già bevuto, essendo entrata in quel palazzo, inizia anche lei a uscire la lingua. Non c allora, non può essere un difetto, un errore, perché Roman Polaschi, essendo un grande regista, non avrebbe mai permesso di accettare che gli attori avessero questo ticchettio della lingua è voluto e fa parte dei personaggi e quando accade questo questo accade quando il mago nero quando il mago nero inizia a parlare della chiesa la prima cosa che fa il mago nero e che inizia a dire: Ma tu non mi dire che sei cattolica, tu credi al Papa? Il Papa è un cialtrone, il Papa è uno che vuole i giornali. Vedrete che ve... c'è lo sciopero della stampa, non verrà perché lui vuole i vuole giornali. Una, una continua dannazione nei confronti della Chiesa. E lei addirittura si sente in colpa, gli dice: Non mi dire che tu credi nella Chiesa. E lei dice: Sì, io sono di formazione cattolica. E lui comincia a cioè già qui già si vede il mago nero che già sta iniziando a operare. E lei incomincia ancora. Eh, incomincia ancora a indicare con la lingua. E non solo, lo continua a fare. Qui c'è un gesto incredibile perché Ruth, l'attrice Minnie. Quando mangia è in una posizione proprio di... Eh, è, è, è come se mangiasse vorace, è una forma vorace di mangiare, addirittura fa delle, fa delle cose con una ineducazione impressionante, prende la torta e la dà a Gai con le sue stesse forchette dopo essersele messe in bocca. Cioè mentre lei si mette in bocca la sua forchetta in un modo vorace così come se stesse mangiando carne cioè li guarda loro e ha fame, ha vorace come se lei fosse abituata a mangiarli quindi è come se tu mangi il dolce ma sotto sotto vuoi mangiare l'oro l'attrice è fenomenale incredibile, da pelle d'oca questa attrice cosa fa? Prende con le sue forchette dopo essersene messe in bocca e gli dà una fetta di torta a Guy e Guy se la mangia per educazione ma guarda che sono due elementi in particolarissimi Quando sono in cucina la scena di quando sono in cucina, lei comincia a fare gli discorsi. Quanti figli hai? No, non ho figli. Ah, i, i miei... E lui gli dice: I miei parenti ne hanno 6-7. Ah sì, oppure tanti nipoti circa 16 nipoti. Uh, quindi, lei gli fa dire quante quante e di diciamo, molto potrebbe essere predisposta delle avere figli e fa tu un figlio. Vuoi? Sì, certo che li voglio. E in quel momento cosa fa Rosemary? Esce nuovamente la lingua. Quando si inizia a parlare di bambini, ok? Inizia a uscire la lingua. Altro significa. Vedete che c'è sempre questo continuo discorso. Ogni volta che c'è un discorso importante, escono la lingua. Qua è l'immagine più importante, secondo me. Perché da qua il film cambia. Perché loro sono in cucina e parlano di bambini. Lei esce la lingua, si rivolge verso il salone. Da questo momento Gai con il mago nero è corrotto, è finita. Lui è entrato nel loop. Qui gli sta dicendo, in, in particolare, non lo sapremo mai, lo sapremo alla fine, ma qui stanno già decidendo il compromesso. Guardate l'arpia che sta a sinistra, vedete? Noi abbiamo, vedete? Due uccelli. Vedete? Dietro di loro ci sono i due cieli, uno col becco verso il basso, quindi rappresenta l'energia materica, e uno verso l'alto. Quello verso l'alto è ancora Gai, quello verso il basso ormai è il corrotto, è il mago nero. E mentre fumano accanto c'è un'arpia. <coughs> il vestito blu perché ancora non è corrotto del tutto, poi quando sarà pronta per il figlio diventerà rosso perché sarà pronta di sangue, sarà pronta per, eh, per, eh, per avere un figlio. Tutti i vestiti di lei passano dal bianco, poi il blu, che è un, un, un intermedio, e poi si passa al rosso. E il rosso è... Quindi che succede? Succede che abbiamo un'arpia, quindi dietro di Gai si sta... Eh, tre spade abbiamo addirittura, tre spade e un'arpia. Significa che lui verrà preso, verrà sarà usato dalla setta e verrà maledetto. ok Quindi quale cosa, di che cosa stanno parlando tutti e due? Infatti le interrompe la moglie e dice, ma basta, non gli dare fastidio a Gai, lascialo stare, eh, Roman, sempre con i tuoi soliti discorsi noiosi. E Gai fa, no, no, non mi sto annoiando affatto perché qui c'è il compromesso. Qui gli sta dicendo, fate un figlio. Perché, per tutto il tempo, Roman, essendo un uomo molto sveglio e intelligente, che cosa fa? Gli parla di teatro. Ecco, la prima, il primo condizionamento che fa un mago nero è che ti coinvolge perché lui sa tutto di quello che a te piace. Se a Guy magari eh, piacevano le belle auto, il padre di Roman era un ex concessionario e lui era amante delle auto sicuro. Sanno tutto, sanno parlare di tutto. Cosa succede? Eh, succede che mh, in questo momento, eh, cosa accade? Accade che eh, Roman gli sta dicendo del compromesso, lo sta manipolando mentalmente, è già preso, Gaia ormai è fritto, gli sta dicendo fate un figlio, me lo dai a me. Io ci metto il mio Dio e io ti faccio avere una carriera teatrale incredibile, infatti da quel momento in poi cosa accade? Tutti gli attori protagonisti di, davanti a Gai, uno, uno perde, l'attore protagonista del teatro diventa cieco, diventa cieco casualmente e lui gli danno la parte, inizia una carriera sfolgorante, inizia ad avere un sacco di denaro e incominciano ad avere successo. Questo film è un monito che ci sta dicendo come vincono, perché erano due persone non corrotte, erano persone pure, e di ponze in bianco, si fanno corrompere, e non lo sanno, cioè Gai ha appena dato suo figlio a un mago nero, ora, in questo momento. Andiamo avanti. Qui sono tutti assieme, e mi faceva ridere, che dietro, i due candelabri che ci sono, le lampade che ci sono dietro Roma, ci sono sembrano due corna. Guardate, impressionante! E Gai da quel momento diventa quasi un discepolo. La, il marito di Rosemary dice: Ma eh, non lo faccio parlare ancora, lo faccio parlare ancora perché per lui è importantissima la carriera, capito? E, e quindi che succede? Succede che. <coughs> Da quel momento il marito cambia. Diventa un amante formidabile. Confessa a Rosemary che vuole un figlio e anzi addirittura ha addirittura assegnato le date, mi sembra che sono il 4 e il 5, il 2 e il 3, il 2 e il 3 ottobre. E iniziano ad arrivare rose dappertutto in casa, tutta la casa tempestata di rose, il simbolo che Rosemary deve diventare più rose che Mary. Da quel momento fanno un figlio dal 2 al 5 ottobre non si può andare oltre. Roman, Roman e Ruth iniziano a diventare veramente insopportabili. Incominciano ad entrare in casa costantemente. E... Incominciano a entrare in casa con delle scuse idiote. E nel frattempo, cosa fa? Siccome ormai è messo d'accordo, guardate la candela dove pende. Lei è seduta col marito. Il marito ormai è corrotto. Guardate la candela dove sta puntando. Sta puntando verso il marito. Perché sono ormai aspiratori di energie positive. Mi spiego. Quindi, eh, cosa succede? Succede che Minnie bussa e dà del cibo a Rosemary, una mousse di cioccolato. Fa schifo, non la vuole mangiare eh, Rosemary, ma nel frattempo, eh, davanti al marito che si, i, che si arrabbia dicendo: di Quella signora l'ha fatto per il tuo bene, mangiala, mangiala, mangiala. Ha aspettato un momento per distrarsi, la mette gran parte, la mette in un, in un tovagliolo, ma poi fa finta di mangiarne un po'. Ecco quel po' incomincia incomincia eh, ad avvelenare Rosemary, ma non è che la paralizza. In realtà, Rosemary, se avesse mangiato tutta la dose, non sarebbe stata consapevole di tutto quello che gli stava accadendo. Invece, Rosemary, avendone mangiato poca, poca di questa sostanza, Rosemary diventa in uno, entra in uno stato apparentemente di morte. Ma in realtà è viva. È una, lei unisce la parte onirica e la parte della realtà, il sogno che fa lei. È da questo punto di vista bellissimo. Il film si chiama Rosemary Baby. Alle 21.50 mi si viene detto come si chiama il film. Vabbè. E lei entra in questo stato. Dico, quello che vedete è che il, il, il regista ha fatto questo letto che sta sul mare. In realtà è il piano astrale. Nel frattempo Rosemary non è... Né dormiente e neanche sveglia, è in uno stato di mezzo, apparentemente, e incomincia a essere vestita di rosso. Il rosso è il rosso propiziatorio perché deve essere pronta per copulare. E incomincia a fare questo sogno: dove lei sogna una barca, dove ci sono degli uomini e delle donne che stanno in questa barca qui. Chi sono questi uomini e queste donne? Succede poi una cosa strana: c'è un capitano giovane, questo capitano. Appena mette il cappello, appena mette il cappello da capitano, cosa succede? Diventa vecchio. Facendo un rituale di 360 gradi quasi, verso da un polo nord a un polo sud. Quali sono queste persone che vedremo nel sogno? E sono le guide di Rosemary che la stanno abbandonando perché Rosemary ormai sempre di più è andate a vedere il film, da giovani diventano vecchi e le donne da nude diventano coperte. Lei si avvicina alle guide e gli dice, perché il mio amico Hach non può salire con noi? Fa perché è cattolico, lui non è cattolico, solamente alcuni posso portare. In poche parole, lei sta vivendo due piani, il piano astrale dove sono le sue guide, la stanno abbandonando e lei nel frattempo sta subendo il rituale, cioè la stanno portando nella chiesa per fare il rituale nera. E passano delle figure, delle immagini, perché lei supera porte, queste porte. E in queste immagini ci sono il giudizio universale, c'è Dio, ma soprattutto cosa c'è? C'è una testa d'aliete. Subito dopo Dio c'è un caprone. ok? E lì incominciamo a capire che la stanno portando dentro un. Poi c'è un'altra immagine che io sinceramente non ho mai visto nei quadri di Michelangelo, perché loro mettono tutta la creazione mettendoci capri i caproni. Io questa immagine però non l'ho mai vista di Michelangelo, io non me la ricordo. È un uomo che, un, un, una donna, un uomo che sussurra all'orecchio di un bambino morto. Io questa cosa non me la ricordo. Credo che sia una licenza poetica del film. E c'è una scena mentre lei sta per essere portata all'altare sacrificale perché lei deve copulare col. Eh con colui che diventerà il demonio che succede il il, il, il marito toglie la fede penso che siano le mani al marito toglie la fede a Rosemary perché lei non può essere, non è più sposata non è, il patto di Dio, il matrimonio divino non c'è più. Lei deve fare un altro matrimonio, ok? Lei nel frattempo nel suo sogno, lei fa un sogno onirico è un po' di qua, un po' di là, un po' di qua, un po' di là. Quando è qui viene messa su questo altare, questo divano con delle rose. Vedete che ci sono tutto tappezzato di rose? Mm? Ecco, questo è il significato che Rosemary ormai è più rose che Maria, ok? Vogliono prendere la purezza di Maria, la parte di Maria di Rosemary, e farla diventare più rosa, ok? E abbiamo tutta questa gente così famelica, tutti nudi che iniziano a fare dei rituali a Rosemary. Iniziano a mettersi tutti attorno, ci sono tutti i componenti del vicinato, c'è Niklas Roman, c'è pure il dottore che conosceremo dopo. E piano piano che succede? Succede che scende dalle scale, dal piano superiore, scende dalle scale una guida. È la guida che dà l'ultimo saluto a Rosemary dicendogli noi siamo nel piano di sopra questa signora che non vedremo più non so chi sia forse nel libro è più specifico questa persona non c'è più vanno giù scendono lei sempre vede una visione lei è convinta di sognare ma in realtà lei vive due piani vive il piano superiore e il piano inferiore è quasi collegata questa droga fatta, è quasi sciamanica questa droga succede praticamente lei la guida scende gli dice due o tre parole e risale di nuovo non si vede più nel rituale e questa è l'ultima volta che lei avrà delle guide. Questa specie di sacerdotessa nera, lì c'è il professore, il dottore che si occuperà del bambino, ok? Incomincia a disegnare delle cose rosse sul corpo di Rosemary. E continua a uscire la lingua anche lei, come un serpente. Vedete che un gesto non può essere un tic, non può essere un caso, non può essere che tutti gli attori in quel momento uh, avevano sete, non lo so, uh, soffrivano tutti di glicemia, uh, non lo so che cosa avevano. Comunque è un gesto voluto che si fa per tentare di versare costantemente l'individuo. Nel corpo di Rosemary viene graffiata totalmente, vengono indicate, quello là è un, vedete quel cerchio, quello è un sigillo, un sigillo dove c'è un'ottava e dove ci sono il 2 e il 3 alla fine, quindi sono i giorni di calendario, e quello è l'otto, potrebbe essere anche ottobre, potrebbe essere anche l'ottobre, però è messo in una posizione di lato e poi c'è un 9 o potrebbe essere anche un 6, e potrebbe essere anche la data del 68. Ha vari significati, comunque non possiamo tradurlo perché è un sigillo, è un sigillo demoniaco e quindi solamente chi conosce questa lingua lo può fare. Io non la conosco. La mattina si sveglia la nostra Rosemary, ormai che ha copulato col demonio perché nel frattempo il marito, che sempre dove lei stava su due piani, si è fuso in quel momento con Lucifero e quindi cosa ha fatto? Ha fatto un praticamente accopulato con la mh, anzi accopulato con Satana accopulato con Satana nel frattempo lei ha in grembo il bambino ok al, eh, si sta aprendo un'era luciferina ok lei si scopre tutta graffiata e dice al marito ma che hai fatto cosa è successo io non mi ricordo nulla non potevamo fare domani perché l'hai fatto oggi ho un po' esagerato avevo le unghie lunghe invece lei è totalmente graffiata ma lei non è stupida lei si sta accorgendo di tutto quello che sta accadendo solo che non riesce a reagire per debolezza, per fragilità. E qui continuano le visite, qui veniamo a conoscenza di Laura, quella che sta a destra, che è un'impicciona, un'amica impicciona, che è un'adepta in realtà. Entra di nuovo pure Minnie a casa, si autoinvitano, iniziano a parlare e qui gli regalano il ciondolo, il famoso ciondolo che aveva anche Terry. Terry aveva questo ciondolo, quindi loro dicono vuoi vedere che mi fanno fare la stessa fine? Il ciondolo di Terry, quel puzzo incredibile. Il puzzo serve perché non ti devi accorgere, ti devi assuefare a tutti quelli della banda, del, eh, diciamo di questa setta, non ti devi accorgere chi sono. Magari li incontri per strada, ma avendo il ciondolo non ti accorgi della puzza che fanno gli altri. Quindi è un non segno di riconoscimento. Rosemary inizia a cambiare. Questa è una corrotta inconsapevole ormai. Mangia carne cruda. Fa due... una fettina con blu praticamente la fa. Saltata. Guardate i simboli come cambiano. Non è più candida e pura, ma questo bianco interrotto e dietro c'ha una statua nera. E dietro la statua nera c'è un quadro che è diviso fra bianco e nero, quindi lei sta ormai più sul nero, c'è la statua verso il nero. Vedete dietro che c'è una statua? Per ogni, ogni volta Mary, Rosemary avrà sempre una statua sempre più contorta dietro. Ma Giorgio, ma Giorgio non metti il video su YouTube, mi sono collegata solo ora. Sono 32 ore che ripeto la stessa cosa come un mantra. Mi hanno censurato! Mi hanno censurato! Mi hanno censurato! Non lo so, non so più come dirlo. Ho fatto. L'unica cosa che mi resta è lanciare 500.000 piccioni in tutta Italia e dire che mi hanno censurato. Forse così lo capiamo tutti. Non lo so, boh, ditemelo voi. Forse lanciando i piccioni arrivano queste cose. Nel frattempo. E cosa succede? Succede che Rosemary inizia a cambiare, si taglia i capelli. Questa cosa non piace molto alla setta, ma lei lo fa, lo fa perché ha deciso di cambiare, però racconta che da quando è incinta racconta di avere un dolore continuo all'interno del feto, cioè lei inizia a sentire dolore, è come se eh, non lo so. Eh, ci sarebbe un problema, qualcosa, non lo so, c'è qualcosa che non va bene su, sull'aspetto della nascita. Va dal dottore, finalmente incontriamo, ah, questo è un personaggio stupendo, questo qua è il mio preferito, questo si chiama, questo qua, dottor Sapirstein, Sapirstein, chissà a quale Nazione può essere collocato? Germania, no? Siamo nel 64, lui è un uomo sulla settantina, 65, 70 portati bene, male, bu. Cosa vi ricorda? Mi ricorda un ex nazista che è portato eh, dalla Germania, che sapristein mi fa pensare alla Germania. Il periodo perfetto indica che lui viene dalla seconda guerra mondiale. La prima cosa che dice alla nostra Mary, non leggere nulla. Ecco, come vedete, chi vi vuole manipolare la prima cosa che fa è togliete tutti i libri. Vedete che vi vogliono ignoranti? Eh? Ecco, la prima cosa che fa: non creda a nulla, ci penso io, ti do tutti gli intrui io naturali, perché tutte quelle cose artificiali ti fanno male. Da quel momento lei prenderà dei bibitoni continui e la faranno stare malissimo. Cosa sta accadendo? In realtà, questa gente sa, lei dimagrirà tantissimo. Rosemary diventerà uno scheletro. Perché? Perché in realtà quello che sta dentro si sta nutrendo di lei. Tutti questi bibitoni di sostentamento non sono altro che cercare di illudere Rosemary che si stia eh, fagocitando, che in realtà il, il feto che c'è dentro non è un individuo puro, figlio suo, che vuole coalimentarsi con la madre, vuole nutrirsi della madre. In poche parole, quello che c'ha dentro questo essere luciferino si sta vampirizzando Rosemary, Rosemary, infatti, è famelica e si nutre di interiora. Ora, questo qui ve lo dico chiaro e tondo. Vedete cosa fa? Si sta nutrendo di interiora, non più neanche più carne, prende solamente l'interiora. Ora, sappiate. <coughs> Sappiate che è una nuova moda data dalla molta New Age che molte eh, associazioni vicine culturali non sanno direttamente che sono manipolate. Ci sono delle associazioni eh, New Age, Wicca, eh, non tutte per fortuna, che stanno iniziando vegane vegane che stanno iniziando a mangiarsi le interiora ancora vive dell'animale e li fanno mangiare i bambini. Sì, accade in Italia. C'è questa nuova moda che non è una moda, è una manipolazione sempre da queste persone qui che spacciano le nuove mode, invece c'hanno dei rituali. Siccome tutti sono contro la carne, quando adesso ve lo posso giurare, solo che purtroppo come vedete non posso parlarne nei social perché mi censurano, ma ci sono delle nuove mode, dove è non più carne, non si mangia la carne dell'animale, ma si mangiano l'interiora, in quel momento e non solo si fanno mangiare al bambino, ma devono essere fresche fresche, ancora pulsanti. Cosa vi ricorda questa cosa? Mm? Cosa sono? Questi sono tentativi indotti di persone radical chic che si sentono alla moda e quindi pensano che ci sia dietro qualcosa di sciamano, qualcosa che viene dall'Africa, qualcosa di. Mo In realtà sono manipolati da queste persone che tendono ad abituare i, i bambini, le nuove generazioni e le persone sciocche a cercare di mangiare interiore, ok? Perché mangiando all'interiore, mica mangio la carne, però sto mangiando qualcosa che non sia nutritiva, che non sia carne. Quindi sono rituali indotti e la gente non lo sa. E continuano a fare i radical chic. Quindi, quando voi vi invitano a queste bellissime feste, che si spacciano per vegane, che vegane non sono, che si spacciano per. Eh, infatti, questo film. Fatto 64, 60 anni fa, 40 anni, quando fu 60 anni fa, non mi dico 50 anni fa, questo film ci spiega perfettamente dove vogliono portarti. Ok? Tutto qui. Eh. Ma la nostra amica Rosemary ha un amico, Hatch. Hatch è la vittima perché in realtà... Quando vede Rosemary così dimagrita, la va a trovare e dice, ma che stai facendo? Eh, fa, eh, sono incinta, eh ma eh, non ho mai visto oh, eh, una persona incinta che dimagrisce, se mai ingrassa, perché tu sei così magra? Cosa ti sta succedendo? Secondo me c'è qualcosa che non va. Guarda che Accia ha capito tutto, secondo me Ace sa tutto, solo che non vuole spaventare Rosemary. In quel momento, appena arriva Accia, a casa, si cala come un lampo Roman. Roman entra e dice, non ti voglio disturbare lei si accorge che Roman ha due punte di orecchini due... quindi è qualcuno che usa certi rituali e guardate come si salutano Ace e Roman con un messaggio massonico questa qui questo che vedete qua il salutarsi così è massonico è un riconoscimento fra massoni quindi quando i massoni si salutano e si pulsano il dito in questa posizione è massonico quindi loro due in realtà la sanno lunga, nel film non viene specificato, ma Hach credo che sia la controparte di un controiniziato come Roman, quindi Hach è un iniziato, Roman è un controiniziato, è un deviato, un corrotto, e in quel momento si salutano e si vedono. Secondo me i due non si, non si conoscono ma si riconoscono. È un personaggio interessante Aci. E Aci comincia il terzo grado. Dice: Ma allora, eh, come mai siete qui? Guardate le statue che stanno sotto. Vedete? Guardate sotto. Questi sono due statue, due mostri ci sono, due animali, uno, uno contro l'altro. Vedete? E Rosemary toccherà sempre quello di sinistra, che è quello dove sta, in poche parole, dove sta eh, Roman. Se voi andate a vedere il film, lei toccherà costantemente l'animale che stanno uno contro uno, vedete? Vedete? Eccoli qua. Sono, sono due compatili. Eh, Roman è messo con le mani congiunte, come se stesse facendo un rituale contro Hatch, perché lo detesta, perché incomincia a... Eh, eh, Achin comincia a sciolinare un po' di cose per dire: Ma questo ciondolo fa una puzza incredibile, ma andrò a informare su questo, questa specie di radice che sta all'interno? Non mi fido. E poi fa: Come mai non l'ha portata in ospedale per le cure? No, stiamo facendo una cosa terapeutica, una cosa radical chic. E lui fa: Non mi fido molto. Comunque, Achin ha capito tutto, infatti, voleva, voleva parlare da solo con suo Roms Mary dicendo di scappare. Ma non, non succede questo. Nel frattempo, Hatch va via di casa, dicendogli che domani devono incontrarsi perché gli deve parlare, perché sa un po' di cose. Ma in quel momento arriva il marito, arriva Gaive, addirittura ancora truccato, che cerca di mandare via Hatch e casualmente perde un guanto. Ecco, una delle ritualistiche più potenti che fa un mago nero: basta un tuo oggetto e può anche ucciderti. Ma questo, stiamo parlando di elevature gigantesche, in questo film. Non ci sono scale gerarchiche. In questo film incontriamo una famiglia e poi c'è un capo. In realtà non è così. C'è una scalata gigantesca per arrivare a un mago nero. Però in questo film dovevano diciamo stringere i tempi e di conseguenza è così. Quindi succede che Hatch morirà in, morto di coma, praticamente. Però prima di morire al funerale incontra un'amica che gli dice... Guarda questo libro, Hatch mentre delirava si è svegliato e mi ha detto di dartelo, è un libro importante, dove c'è un anagramma. E lei non capisce, ingenua, poverina, però questo libro lo legge e scopre che tutte, tante cose accadute nella sua vita sono familiari a quello che gli sta succedendo a lei in questo libro. E incontra questo famoso Adrian Marcato, di origine italiana, credo è europeo, eh, praticamente si scopre che è una grossa discendente è morto da un tram, una cosa così, non si sa chi è. E lei scopre che l'anagramma di Marcato è Roman Castevet. Quindi in realtà Marcato è lo stesso uomo, è sempre Roman che dal 1840 è un mago nero che non è mai morto. Ora vi ricordate quando io vi parlai dei uomini ombra, ve lo ricordate? Mm? quando io vi dissi che c'era questo personaggio dell'Ottocento che si faceva evocare, eh? chi vi ricorda? Vi ricorda qualcosa? Vedete come ce era, l'avamo arrivati a certe cose. Questo film è presagistico, è eh, importantissimo per chi ama questo tipo di ricerche e soprattutto è rivelatorio. E la cosa, cosa che mi piace di più è che non è didascalico e telefonato. No, non è salve, sto vedendo un film di satanisti. Ah, perfetto, allora c'è, uh, capronico. No, no. Questo film è onesto perché ti dice che chiunque, chiunque può cascarci. <coughs> Lei non si fida. Lei scappa da tutti, finalmente va dal dottore, quello precedente, quello che curava, non, non si fa più curare da Sapistein, si accorge di tutto perché legge questo libro e incomincia a raccontare al suo dottore che in realtà lei è incappata a un gruppo di satanisti che l'hanno eh, ci, eh, circuita, cioè l'hanno presa in giro e nel frattempo legge il Times che dice Dio è morto. Questo è un periodo del 68. Dove si diceva che Dio, in maniera provocatoria, Dio era morto, il Times ha fatto questa cosa, ci fu anche una canzone dei, dei nomadi che si diceva che Dio è morto, però poi risorge nella canzone. Era un periodo in cui crollavano totalmente tutti gli schemi e i valori eh, occidentali. Ecco perché Dio è morto, lo diceva anche Nietzsche. Eh, la morte di Dio è intesa come valori, non come eh, entità. Quindi Dio è morto e provocatori. E questo film Roman Ro, Roma Polanski non fa a meno di metterlo perché figurati se si faceva mancare questa copertina. Eh, e nel frattempo la nostra amica riesce con una serie di periferie viene catturata <coughs> Rosemary viene catturata di nuovo perché si scopre che le, le camere sono comunicanti. Lei scappa da tutti, si chiude in casa, ma in realtà la casa è comunicante, la prendono, la eh, narcotizzano, eh, fanno un anestetico e gli rubano il bambino. Lei abortisce, lei è convinta di aver abortito perché non c'ha più il bambino, la lasciano tutto il tempo a letto, in realtà il bambino è stato preso, ma lei non lo sa. Viene curato dall'altra camera. Gli aspirano il, il latte, ma lei non è scema, lei infatti le pillole che gli danno le nasconde. E in quel momento gli prendono il latte per darlo al bambino. Infatti lei dice: Ho sentito un bambino. Dove? Eh, Forse un vicino. In realtà sa tutto. Io loro gli hanno detto che l'ha perso, invece il bambino è ancora vivo. Lei, non contenta di notte, riesce a liberarsi perché non prende più quei, quei psicofarmaci, quelle cose. Scopre che il suo famoso quello che abbiamo visto all'inizio, dove c'era l'armadio, quel suo stanzino toglie le ante ed è una porta comunicante. Entra, c'è la porta comunicante, e scopre l'antro della casa dei, 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 dei Castavet, di Roman e Manny. Sono tutti lì. Prima di entrare, però, si gira verso un quadro e c'è un, pa un palazzo in fiamme cosa che ha visto nel rituale. Si gira a sinistra e vede questo quadro. Questo quadro qui è veramente inquietante perché ci sono dei maghi neri che rapiscono bambini. Sembra un quadro rinascimentale. Io non lo conosco questo quadro rinascimento. Credo che sia un quadro fatto apposta per indicare i maghi neri che rubano i bambini. Lei si accorge sempre di più, sta incominciando a comprendere che sono tutti dei satanisti, perché vedete noi lo sappiamo fin dall'inizio che c'è qualcosa che non va, mentre lei lo scopre piano piano. La povera Rosemary, lei scopre di questa realtà pian piano, ma non sa di essere corrotta. Lei non lo sa. Lei non sa di aver partorito l'Anticristo. E infatti, cosa succede? Guardate questa scena qua. Lei incomincia a entrare in casa. Diciamo di, di Roman con un coltello. Chi vi ricorda questa immagine col coltello? L'abbiamo già vista. Vi ricordate Shining? Se, Wendy, 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 Wendy porta un coltello. Dove accade tutto uh, il danno di Shining? In un cimitero indiano. Come si chiama Dakota Building? Credo che Stephen King ci stia dicendo qualcosa con Shining, no? Uscito vent'anni dopo questo film. Noi troviamo delle analogie con Shining, troviamo queste luccicanze, questi satanisti, questi demoni, troviamo Wendy col coltello ed è la stessa cosa, è lei che si prende il coltello, Dakota, Dakota è qualcosa che riguarda gli indiani, cimitero indiano, ma ci sono delle analogie con Shining. Lei entra e vede una culla tutta nera con una croce sotto. Vede tutti i componenti del vicinato, tutti gli inquilini, tutta la setta al completo, ok? Tutta la setta al completo e vede una culla con una croce al contrario. Lei all'inizio, non sapendo né leggere né scrivere, non ci arriva, o meglio, non vuole crederci. Va direttamente lì, incontra tutti loro, incontra suo marito e si scioccano vedendola. Dicono, eh? Eccola, che ci fa qui? Non doveva stare a letto. Niente. Praticamente loro rimangono sgomenti e dicono: mi dispiace Rosemary, noi abbiamo, abbiamo, grazie a te, abbiamo il nostro Signore, è nato, è nato. Cioè, questa è quella scena che vedete è il contrario, la, il, lo speculum di un presepe. Cioè, al presepe che succede? Succede che tutti arrivano, accolgono il bambino, la stessa cosa fanno loro. Arriva addirittura un, uno, un, il Papa Nero arriva in questo film vestito di bianco che ha un nome ucraino, un nome slavo, e Ecker così, e al, appena arriva lui tutti lo accolgono, addirittura arriva il Papa Nero a vedere questa, e si vede nel film, cioè arriva questo tizio vestito di bianco che non si è mai visto. Lei che cosa va? Per curiosità va a vedere chi c'è in culla. E qui... E qui rimane scioccata perché vede il bambino con la faccia di un demone con gli occhi da diavolo. Io non ho voluto fare vedere, e vedetelo voi nel film. Lei rimane scioccata perché il suo bambino, suo figlio, è l'anticristo e rimane impressionata. Ma la cosa più triste è andando avanti. Lei rimane scioccata, rimane traumatizzata: dice che avete fatto, perché mi avete fatto tutto questo? E loro gli dicono: Ma accettalo accetta loro smeri che cosa facciamo? lo ammazziamo se sua madre la tranquillizzano la tranquillizzano guardate guardate la lampada guardate cosa si forma accanto alla lampada quando la tranquillizzano gli danno del tè questi satanisti eh, gli dicono eh, prenditi un po' di tè, le fa ancora con questi intrugli? No, questo è buono. <ride> questo è buono. <ride> Dicendo che tutte le volte l'hanno avvelenata. Questo è buono, lo puoi bere. Mentre beve il tè, guardate cosa c'è nella lampada. Fateci caso. Due. uscite a vedere? C'è un bambino, un bambino con gli occhi di Satana. Vedete? Con la bocca aperta, spalancata. State vedendo? Vedete? e poi alla fine lei si avvicina al bambino e vuole curarlo e addirittura si affeziona a quel bambino e guardate la figura che c'è dietro roman roman polaschi roman eh? guardate cosa c'è dietro la figura del mago nero c'è il sacerdote messo in preghiera vedete quell'uomo è quello che viene proprio appositamente, come un remaggio, viene e si mette in preghiera perché è nato, e loro lo implorano, dicono, siamo nell'anno uno, siamo nell'anno uno, perché gridano anno uno? Gridano anno uno perché è l'anno dell'epoca luciferina, ok? Quindi questo film è un presagio, spero mai, è un tentativo di presagio, ok? Quindi, e veramente incredibile perché questo, qual è la morale di questo film? Che Rosemary, nata neutra, anziché diventare Maria, diventa Rose, cioè figlia della rosa, e quando diventa figlia della rosa finalmente può concepire l'epoca luciferina. Vi ricordate quando io vi dissi chi si prende la vergine, chi la copula a livello materico, fa l'epoca luciferina, chi invece... Riesce a trasmettere in maniera spirituale come fa Gabriele con la Madonna, tutto in fase spirituale, si fa il Cristo. Ecco, questo è l'esempio perfetto. Eh, Giorgio, perché il Mago Nero ha lo stesso nome del regista? Come si può mettere in relazione questo film con ciò che è accaduto alla moglie del regista? Eh, il problema è quello, il problema è che Roman Polaski non ha mai negato queste cose, sapendo che c'è un parallelismo incredibile. Molti dicono, anche in America, il complottismo americano dice che Roman Polaski è scappato, ma soprattutto ha fatto sì che Sharon Tate, che si stava abbracciando all'occultismo, venne sacrificata con suo figlio perché ci sono delle foto che praticamente quando c'è l'omicidio effettuato da Mason, l'indomani ci sono delle foto dove Roman Palaschi ride e scherza all'interno, nel luogo dell'omicidio, cioè dove è morta tua moglie, quindi queste cose hanno creato una dissonanza incredibile, perché ha scelto quel posto, perché succedono cose analoghe nella vita che sono successe nel film, perché mo alcuni dello staff sono morti come sono morti nel film. Sul Dakota è pieno di misteri. Io credo che forse in America c'è un documentario sul Dakota, perché è sempre stato così, dal 1800. Sì, sì, sono delle piante che per paridolia hanno quella immagine tipo bocca spalancata. Questa immagine che vedi del, della lampada è tipo 5-6 secondi che nel cinema è tantissimo prima di staccare, messa in primo piano, dove c'è questa voluta, questa immagine che si crea in questa forma. Sono delle piante, delle bacche, però assumono una forma di bambino strano. Comunque, allora. Il link fantasma non si legge, ma mistero, vabbè. Comunque. Buongiorno, perché Roma ha la sua vita? E allora, Roma, buongiorno Giorgio, ma non è che Roma polaschi nella vita sia uno stinco di santo. E questo film non lo smentisce, anche a fine che fece la moglie incinta. Non so se mi sono sbagliato. No, 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 mm, per carità, io non voglio affondare il coltello nella piaga, ma per tante cose la penso come te. Eh, però bisogna sempre lasciare il beneficio del dubbio, devo dire. Quando ero piccola nel mio paese, molte persone prendevano rondini, le uccidevano e le facevano mangiare il cuore ancora pulsante dell'animale. Ai bambini dicevano che nella vita sarebbero stati capaci di fare tutto. Ecco, questi sono tutti rituali pagani in realtà, quello che fanno nei paesi, non è satanismo, sono rituali pagani. Sono cose, mangiare il cuore, cose, però indirettamente oggi passano da un'altra linea. Eh, comunque <coughs> allora io ditemi se ci sono domande sono molto stanco perché oggi questa questa censura mi ha devastato sinceramente mentalmente perché ti viene voglia di eh, non so cosa eh, se ci sono delle domande Ditemi voi sono un'ora e 25 è lunghissima questa diretta. Ditemi voi. Io intanto vi saluto allora. A questo punto vi dico sempre che intanto, se volete saperne di più, noi ci vediamo. Il simboli rituali, come avverrà, intanto siamo in sold out, amici. Per quanto riguarda Bergamo, questo eh, il 28 gennaio, per prenotare ancora 377 Vi consiglio il cellulare. Se c'è ancora spazio non lo so, possiamo mettere in un'aspettativa perché siamo in overbooking, cioè siamo pieni in questo evento, però se riuscite a parteciparvi, magari qualcuno non viene, magari all'ultimo momento, last minute, ve lo dicono. Mi dispiace moltissimo, ma no. siamo arrivati a una quota veramente di tanta gente. Io vi aspetto a Bergamo, a Parre, il 28 gennaio alle ore 21, per tutte le... Signi, tutte le varie cose, informazioni e cose, scrivete eh, oppure manda chiamate questo numero, va bene? Eh, Cos'altro dirvi? Il eh, seminario di Bologna eh, c'è sempre, se volete partecipare al corso degli archetipi, il corso degli archetipi a che serve? Serve che tutte queste persone qua che cercano di corrompervi, far sì che la vostra parte archetipale che è la parte più importante, la parte che vi fa sapere, la parte che di voi che non conoscete ma conosce tutto di voi, rimanga più forte e se è più forte non vi possono corrompere. Per questo ho creato questo seminario sugli archetipi, perché l'unica forza che abbiamo nei confronti di queste persone è non farci corrompere. Come vedete questo film Rosemary, il male vince perché viene accettato. Qual è la morale di questo film? Che il male vince. Perché vince? Perché è accettato. Alla fine l'accetteremo. Per andare avanti, lei accetta l'Anticristo, diventa la madre dell'anticristo, la Maria dell'Anticristo. Quindi è un film che ve lo sta dicendo in tutti i modi. E vabbè, un film così. Ditemi voi oggi come oggi, se non è odierno è quotidiano questo film, ditemelo voi. Un film che quando è uscito sembrava così: narrativa, fantasia, adesso è realtà. Ci avviciniamo sempre di più in un'epoca luciferina, ok? Non ci saranno magma, inferno, diavoli con le forche, questo no? Ci saranno persone meravigliose che sempre di più vi punteranno alla materia, vi faranno mangiare quello che vogliono, vi, vi metteranno nelle mode teste di leone, vi metteranno da tutte delle cose che voi accetterete all'inizio rimanete sgomenti, oh, ma che schifo, dopo due anni ve le mettete addosso. Perché purtroppo, non avendo gli anticorpi, non avendo la forza, le cose le metabolizziamo e dove le mettiamo? Nella parte vuota perché ormai, essendo corrotti, siamo vuoti. Avete capito? Quindi, essendo vuoti, loro infilano di tutto. Ma scordatevi la salvezza, perché la salvezza si ha solo quando si ha una forte, una forte capacità di discernere, una forte capacità di accettazione, diciamo, del bene cercare di capire che i luoghi di culto sono in realtà la nostra cultura, non c'entra nulla con la religione, ma dobbiamo andare avanti con la religiosità. La religiosità la può avere anche un ateo. La religiosità si intende la, la morale del bene che prescinde dalla religione. Quindi ci sono, noi abbiamo tutti gli elementi, ce li abbiamo a disposizione, ma ormai non, non li guardiamo più. Perché ci hanno fatto perdere l'interesse dovuto a una, una grandissima campagna di macchina del fango nei confronti della religiosità, scambiandola con la religione. Quindi, se un prete è corrotto e pedofilo, allora Cristo non esiste. È semplice l'equazione, no? Così fanno l'agnello di Dio, il grande allegorismo perfetto nel me medioevo, ancora prima, prima protocristianesimo, l'agnello era l'elemento lunare che accettava e non rispondeva, accettava, era in uno stato di consapevolezza e di graal, cioè la capacità di mettersi nel qui e ora senza entrare nel duale, questo era l'agnello, oggi come oggi è uno schiavo, il pastore che doveva essere il sacerdote che manteneva aperti questi animali, oggi è il padrone che le butta al macero Perché noi abbiamo la testa degli allevamenti intensivi e la uniamo perfettamente alle allegorie medievali. Questo significa essere corrotti. Così uno spara una scorreggia televisiva in diretta e tutti ci cascano, la vanno ad annusare. Questo è. Sono perché noi Abbiamo la idiozia, perché questo è, di rapportare ai nostri giorni le allegorie di duemila, 3000 anni fa. Mi spiego? Questa è la più grande idiozia che possiamo fare, ma la continuiamo a fare. Ah, non ci avevano detto che il pastore era un criminale? No. La particella P di pascia, papà, significa accudire, non significa accudire per poi mangiarmeli e distruggerli. In seguito le religioni utilizzarono l'agnello perché era la cosa più pura, più bianca che avevano per Dio. Quindi era un elogio a Dio quando nel periodo in cui purtroppo ahimè c'è stato un periodo dove facevamo i sacrifici. Ok? Quindi non c'entra nulla, non c'entra una beata... Buona serata a tutti. Allora, eh, quindi, poi se tutto quello che dico io sono cretinate... Rivediamoci fra due o tre anni. Vediamo in che stato siete. Vediamo se, senza tutto questo mondo orrendo del passato, liberandovi, siete migliori. Vediamo. Io faccio una scommessa. Secondo me siete peggiori. Se noi togliamo tutta la nostra cultura, tutto, buttiamo tutto al macero. Basta. Mettiamoci dentro un ologramma, mettiamoci un casco, incominciamo a metterci nei social. Vediamo, vediamo se fra due o tre anni siete migliorati. O forse siete peggio. Perché mia nonna ce l'aveva tutte, ignorante per quant'era, ma stava due volte meglio di me. È morta col sorriso: è morta. Io non so come morirò. State attenti, state attenti, state attenti. Ricordatevi il falso profeta, andatevelo a vedere, ma non per farvi le preghierine, andate a leggervi la parabola del falso profeta. Andate a leggere la scena della caduta di Cristo per la seconda volta con la croce quando si rivolge alle donne. Andate a vedere cosa dice Cristo. Andate. Quando li guarda le donne gli dice, donne faranno in modo in futuro che il vostro grembo diventerà obsoleto. Vi rendete conto? Voi non servirete più a nulla. Cosa sta accadendo in questo periodo? Ecco. Quindi, ce le abbiamo lì. Basta che voi... Prendete la simbologia mistica e la vostra parte archetipale e vi mettete nella centratura perfetta per accogliere quello che di buono c'è. Che non è che vi dico che è tutto meraviglioso, però quello che di buono c'è. Vito? Buona serata a tutti, amici. Scusatemi per questo. Ci vediamo fra una settimana, perché purtroppo sono bannato per una settimana su YouTube. Mi dispiace. Ci sentiremo su Telegram e su Facebook, ma io purtroppo YouTube non lo posso toccare per una settimana intera. Che vi devo dire? Mi dispiace. Arrivederci.